siamo qui in Cina, siamo a Yinchuan, non so se io l'ho pronunciato correttamente, è una città, una grande città, qui la chiamano anche una piccola città, comunque di qualche milione di abitanti, nell'area nord-ovest della Cina. Siamo al quarto International Dairy Nutrition Summit, Ruminanzi è qui nella mia persona perché abbiamo fatto un intervento parlando di come modulare la curva di lattazione. Da poco si è conclusa un'interessante cerimonia perché in questo congresso internazionale c'erano poi presenti quasi 500 allevatori, cioè le migliori stalle della Cina, anche le più grandi, erano presenti stalle da oltre 50, 70, 80 mila vacche in mungitura. E quindi era un po' ghiotta anche l'occasione di, a parte partecipare alla premiazione delle prime stalle cinesi in produzione, il primo ha fatto oltre 130 quintali di latte, e quindi su una popolazione di vacche di oltre 15 milioni di animali, insomma, è comunque un bel risultato. Però diciamo, abbiamo colto l'occasione di essere qui, visto che Ruminanzia la vedono gli allevatori italiani, insomma i tecnici italiani, era ovviamente molto interessante avere la possibilità di intervistare un allevatore cinese per la nostra rubrica che dedichiamo appunto agli allevatori di Ruminanzia. E chiaramente ringrazio il professor Kaiju Guo, mio amico, parla italiano, lui è un professore ordinario dell'Università di Pechino di Animal Science, per cui abbiamo un interprete eccellente sostanzialmente per tradurre questa breve e piccola intervista. Quindi niente, comincio con Kaiju, se ci presenta questo allevatore che parla ovviamente cinese, si presenta la sua azienda, il nome, e le dimensioni e dove è presente, insomma, quindi quante vacche ci sono, quant'è la produzione media e poi approfondiremo con altre curiosità. Alessandro Fantini 介绍了一下这个背景，然后想请您介绍一下您的公司，有多少头牛，然后基本的生产情况。好，那我来说一下，我们的公司叫贺兰山奶业，宁夏农合贺兰山奶业有限公司。我们现在从南的话是总头南是 4.5 万头，其中的这个成牛头南是23,000，23,500，泌乳牛的话是20,700。 目前的一个平均的泌乳牛单产是33.8股。好的，我这样现在，loro azienda si chiama Kelansan Dairy Company, loro hanno 45.000 capi di vacche, tra cui 23.000 sono in lattazione, hanno produzione media è 31 kg al giorno. 然后这个全群的现在平均的泌乳天数是176天，然后每天的总奶量是680。Dairy milk circa 176, alla produzione al giorno 680 tonnellate. 现在的这个牧场总共有14个。 然后这个5000到1万头的有6个，然后剩下的8个是1000到2000头左右。Hanno 14 allevamento, fra cui da 500 a fino 10, da 5000 a fino 10000 hanno 6 allevamento, altre sono allevamento piccolo da 1000 a 2000 capi. Okay. Di cui poi ne abbiamo visitato uno ieri. 然后昨天我们参观了一个您的牧场。对对。 Che ci è molto piaciuto perché è un po' nello stile con il quale selezioniamo gli allevamenti per fare queste interviste appunto di Ruminanzia. Un allevamento diciamo grande, comunque mi sembra che è giù di ricordare sulle 2500 vacche in mungitura, una produzione piuttosto elevata e soprattutto quello che ci ha colpito una qualità dei foraggi, perché la loro stalla, a differenza di quelle che abbiamo visto, tende a produrre tutto in azienda, dall'insilato di mais, ma anche il fieno di medica, perché la maggior parte degli allevatori cinesi importa il fieno di medica dagli Stati Uniti, che oggi è arrivato ad un prezzo molto alto. È giusto questo? E mi confermi questa...
牧场呢就是我们看起来的话都是非常管理的非常好，大约有2500头的泌乳牛，然后产奶量呢也是非常的高。最重要的一点呢，他认为咱们使用的粗饲料都是国产的粗饲料，这个与国内与中国那个很多牧场都进口牧畜进口甘草，这相比来说是一个非常大非常好的一个部分。你能那个确认这个方面吗？对，嗯，是我们所有的粗饲料来源都是本地的。Tutti loro foraggio che stanno utilizzando tutte produzioni locali。E quali alimenti sono presenti nella razione derivati in lattazione？咱们泌乳牛的饲料原料基本上都有什么呢？这个精料，精料我就不说了，就是粗料的话，主要有全猪的玉米新稠，然后有牧畜，然后有这个甜菜粕，这个甜莲子，还有用的那个啤酒糟，这个就Come i concentrati tutti usiamo tutti uguali, non ci sono tanti differenze. Per i foraggi utilizziamo insilato di mais, anche altre beet pulp, cocone, anche birra, 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 mais.Ieri nel visitare l'allevamento che lui dirige, di cui segue l'alimentazione, devo dire abbiamo avuto un'ottima impressione. Abbiamo visto l'investimento che loro hanno fatto nello spazio degli animali. È una casualità o è una scelta questo di dare molto spazio alle vacche da latte?昨天我们参观了咱们的牧场，发现咱们的奶牛呢特别那个是空间就非常的那个大，就特别是我们在外部活动空间特别的大。是你们是专门是这样设计的吗？还是就是随意的那个原先是那个设计？当时设计的时候有什么想到的？当时设计的时候，本来这个我们现在这个地方的这个地本来就这个窝，希望是通过这样的运动场提高奶牛的这个舒适性。Quando l'hanno disegnato questo allevamento, considerando che in questa zona abbastanza spazio, quindi vogliono dare più comodità per la vacca, quindi hanno più spazio.Qual è il prossimo obiettivo del vostro gruppo? 请问你们这公司将来的未来发展的一个目标是什么？我们公司的发展理念是养更多的健康牛，产更多的优质奶，这是我们的一个发展理念。Nostro obiettivo è allevare i vacche più sano e latte più alta qualità。我们现在这个有成栏是4.5万头，但是我们的现在真正的牧场规模的话，就是建设的一个规模，应该是我们成栏的话将近应该是5.3万头，然后我们正在建一个万头工厂，我们计划是到2022年，再过2年吧，我们的成栏能够达到7万头，这是我们的一个整体的一个发展目标。Adesso hanno numero di vacca come 45 capi, però la nostra capacità di allevare animale fino a 53.000 capi. Fino al 2022 abbiamo obiettivo di aggiungere 70.000 capi di vacca. Bene, quindi ha obiettivi ambiziosi. Il popolo cinese e il popolo italiano sono un popolo anticamente amico, non abbiamo mai avuto contrasti, per cui ti aspettiamo in Italia e ti invitiamo a visitare il nostro paese. Quando il mio obiettivo è più grande, il mio popolo e l'Italia sono sempre un popolo amico, e spero che in Italia l'Italia è un paese piccolo, gli allevamenti sono piccoli, ma i nostri allevatori sono molto bravi.意大利国家比较小，而且那个牧场都平均起来都比较小，但是他们养殖水平都相对比较高。我们要学习。Noi dobbiamo imparare。Grazie。感谢。Grazie。Grazie。
来一个补充。